Ok, ora che il nostro cluster è attivo e i vari nodi sono in comunicazione tra di loro, possiamo provare ad installare la dashboard di Kubernetes in modo da poter visionare meglio l'andamento, insomma, del nostro cluster. Per farlo lanciamo questo comando kubectl apply-f e l'indirizzo che trovate qui, o comunque lo trovate qua sul sito di... E vi basta scrivere Kubernetes dashboard e vi esce, poi lo trovate insomma qui, oppure sul repository GitHub, qua. Vedete, ecco qui, quindi ok, lo lanciamo. Ok, come vedete tutto è stato installato, quindi ora andiamo a controllare kubectl get all meno namespaces. Come vedete abbiamo un namespaces chiamato Kubernetes Dashboard. Collegato a questo ci sono questi applicativi, che ora andiamo a vederli facendo kubectl get pods meno n Kubernetes Dashboard. Ok, andiamo un attimo a pulire la schermata. Come vedete abbiamo questi due pod che stanno andando. Questo, dimenticatelo, era una prova che ho fatto io prima. Quindi qua abbiamo i due pod che vanno e ora non ci resta che collegarci per vederlo. Ma no, aspettate, prima dobbiamo creare delle credenziali d'accesso per poter accedere alla dashboard, perché la dashboard è protetta. E per farlo dobbiamo seguire la seguente procedura. Quindi dobbiamo andare a creare appunto un utente che possa accedere alla dashboard. Per farlo, noi creiamo una cartella chiamata dashboard config, o potete dare il nome che volete. No, io ho anche sbagliato a crearla. Dashboard config cd config. E ora, seguendo la documentazione di Kubernetes, appunto ci dice di creare un file come service account, quindi copiamo questo. Quindi sì, copiamo questo. Quindi chiamiamolo vim dashboard account. account.yelmo, ok, incolliamo la configurazione che ci ha fornito Kubernetes. Ok, Kubernetes dashboard come namespace, perfetto. E poi dobbiamo andare a creare un secondo file per il role binding, quindi questo lo possiamo chiamare role meno dashboard role dashboard role.yelm.yelmo. Ok, quindi salviamo e ora non ci resti nient'altro da fare che uploadare appunto la nostra configurazione. Quindi per farlo facciamo un kubectl create-f prima che appunto account. Ok, come vedete admin user è stato creato. Ora appunto carichiamo role e qua ci dà errore, andiamo a vedere come mai. Error validating data, role ref, validation custom, missing required fields of ref, andiamo un attimo a vedere. Allora il nostro problema è qua, ma quale sarà il nostro problema?
Torniamo sulla documentazione. Roadref, ok. Abbiamo sbagliato a impaginarlo. Andava qua, quindi dobbiamo spostare tutto in linea così. Proviamo a caricarlo. Ancora errore. Unknown field subject. Maledetto copia incolla di Vim, che mi ha fatto perdere la giusta configurazione. Subject, anch'egli deve andare qua in fondo. Non è quindi una sottocategoria giustamente di roadref. E ora con un po' di fortuna dovremmo esserci. Ok, il nostro utente anch'esso è stato creato. Quindi ora non c'è nient'altro che andare a prelevare il token e a connetterci alla dashboard. Farlo credo che ci basti lanciare questo comando. Andiamo un attimo a vederlo. Ok, qui abbiamo admin user, ovviamente se voi avete cambiato il vostro utente qua dovete mettere appunto il nome che avete scelto. Ah, se invece avete fatto uguale come ho fatto io, copiando la configurazione default, va bene questo. Lo lanciamo e come vedete qui abbiamo un token. Un token per accedere alla nostra dashboard e ce lo copiamo. Quindi, ora non ci resta che fare come stiamo proxy. Quindi ora la nostra dashboard dovrebbe essere attiva. Sulla porta 8001, ma noi non possiamo accedervi ovviamente alla VPS perché 127.8001 è una rete interna. Per farlo dobbiamo andare sul nostro terminale. Scusate. Che ora qua sono sul mio terminale, quello del mio computer. E da qui dobbiamo appunto creare un tunnel per poter accedere tramite appunto il nostro terminale alla dashboard. Per farlo lanciate questi comandi, quindi SSH -L maiuscola 8001 2.127.0.0.1 2.8001, ovvero gli diciamo che la rete interna della nostra connessione deve appunto essere esposta sulla nostra rete privata 8001. E poi appunto meno n maiuscola e qua mettete il vostro nome utente, nel mio caso infodev, meno p 2222 appunto solo se state usando appunto anche voi VirtualBox, lo lanciate. Ah, scusate. Ovviamente dovete mettere il nostro numero di IP 192.168, il numero di IP della vostra macchina 192.168.56.1 nel mio caso. Ok, quindi dovete mettere l'IP della vostra macchina, insomma. E ora forse ci siamo, quindi andiamo qui e come vedete ci ha ritornato l'API di Kubernetes, quindi ora siamo connessi. E se andiamo per l'indirizzo giusto della dashboard, dobbiamo andare qui che ce l'ho da giusto, ok, Kubernetes. Come vedete ora ci chiede appunto di inserire il kubeconfig, il token, noi mettiamo il token, andiamo qua sul nostro terminale, ce lo ricopiamo se lo abbiamo perso. Ok, quindi ci copiamo il nostro token, lo incolliamo qua al suo interno, facciamo sign in e come vedete siamo all'interno della nostra dashboard, qui abbiamo il nostro Kubernetes attivo. Se andiamo su pods, sì, non ci sono pods da mostrare, però se scegliamo un appunto un
un nostro spazio, un namespace, appunto ci appaiono i pods della nostra dashboard. Se andiamo su Kube System, probabilmente dovremmo vedere i pods di carico esattamente. E quindi on namespace, qui appunto vediamo tutto. Andiamo a vedere i nodi per vedere se vede ancora le nostre due macchine slaves. Vediamo dove si va. Pods, jobs, deployments, nodes. Come vedete qui abbiamo appunto il nostro master, i nostri due slave. Rea disconosciuto perché sono ancora stati utilizzati probabilmente. E anche per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo.